La Laura è andata in viaggio di nozze in Malawi, eh? Anche suo marito. Bravo. Ci sposini. Grazie. Ciao a tutti. Allora, sì, io presento una novità molto bella. Spero per me. Devo presentarla? Allora, devo convincere. E sì, sarà molto bella appunto perché è una novità e la costruiremo un po' insieme, nel senso che è la prima volta che si fa un campo estivo in Malawi. E appunto io e Davide siamo stati in viaggio di nozze a settembre e questa è la foto di famiglia. Sì. Allora vi faccio vedere dov'è il Malawi, per chi non lo sa, è quella striscietta lì. È fatto per la maggior parte da un lago a cui voi sarete lontani ovviamente. Sarà nella città di Blantyre, che è una delle due più grandi città. Lilongwe è la capitale, Blantyre è l'altra grande città, ma si vivrà a un quarto d'ora di macchina dalla città in un villaggio che si chiama Lungzu. E sarete ospiti delle Falmi Sisters, che sono appunto missionarie laiche francescane. E attualmente appunto vivono in questa casa nuova. E Sister Anna, che è la signora centrale italiana, che è lì da 20 anni, e abita insieme ad altre due sister, Sister Martha e Sister Felicia. E appunto si vivrà insieme a loro in questa casa, nel bel mezzo del villaggio appunto. E come appunto attività, noi abbiamo pensato ad alcune cose, però collaborando insieme, facendo un po' di formazione, penseremo anche insieme a cosa fare. Al mattino pensavamo a un centro estivo per i bimbi e ragazzi della parrocchia, che appunto hanno le vacanze più o meno concomitanti alle nostre, quindi da metà luglio sono a casa da scuola e rimarrebbero fuori per le strade a giocare tutto il giorno, e quindi si pensava di pensare delle attività per loro, e alternandole all'attività della Caritas, che le suore fanno normalmente, e appunto si dà essenzialmente da mangiare alle famiglie più povere e soprattutto alle famiglie con bimbi che hanno qualche handicap. Mentre al pomeriggio si pensava di animare i bimbi del villaggio, che sono tantissimi. Appena farete vedere un gioco, farete vedere di essere disponibili, entreranno a centinaia dal cancello, quindi preparatevi. Però appunto così avranno la possibilità di stare insieme in un contesto un po' più adeguato della strada, insomma, e con attività organizzate. E l'altra bellissima attività è quella con Sister Anna, che da appunto 20 anni si occupa delle carceri. In particolare lei fa servizio in 11 carceri intorno al villaggio di Lungzu, cioè intorno vuol dire anche a ore di distanza in macchina in realtà. E si faranno sicuramente delle visite insieme a lei, e con l'aiuto di Anna e Sofia, che sono state 4 mesi quest'estate, e si penserà anche a delle attività da fare insieme ai detenuti. Le condizioni sono veramente tragiche e precarie, e quindi insomma anche solo l'organizzazione di qualche torneo sportivo, oppure un laboratorio di scrittura creativa, possono fare la differenza. Quindi al pomeriggio o anche in qualche giornata diversa ci sarà la possibilità di andare anche in questi luoghi. E come appunto periodo si pensava da metà luglio e tutto agosto, e indicativamente circa 3 settimane, poi comunque ci guardiamo insieme. Anche sul numero delle persone, noi pensavamo tipo a 5 persone, poi adesso vediamo, si può arrivare anche fino a 8, ma ci ragioniamo insieme. Ah, una cosa importante è la lingua. E parlano il Cicewa, che è una lingua africana, però gli adulti parlano tutti in inglese, quindi ci si riesce a capire abbastanza bene. Inglese africano, però dopo un po' ancora si capisce. Dopo un po' si capisce. Ok, basta, finire. Dai, questa foto è convincente.